Il 6 giugno 1981 Giovanni Foggi e Carmela De Nuccio vengono trovati assassinati nella campagna fiorentina, vittime di un omicida misterioso che torna a colpire dopo 7 anni di silenzio. In manette finisce un uomo, un autista di ambulanza di giorno e Guardone di notte. Ma davvero la Toscana può tirare un sospiro di sollievo? Il mostro di Firenze. Occhio, ragazzi! Lo storico francese Fernand Braudel, classe 1902, considerato uno dei massimi storici del XX secolo, si ritrovò durante i suoi numerosi viaggi a sostare in Italia. Esaminò a fondo il Cinquecento della penisola e nel 1989, 4 anni dopo la sua morte, venne pubblicato Il modello italiano, dove lo storico valuta la portata, la natura, la potenza e la durata dell'influenza italiana dal 1450 al 1650, periodo in cui la grandezza dell'Italia assunse la dimensione di mondo. Con l'onestà intellettuale che lo contraddistingueva, Braudel ha sempre avuto un occhio di riguardo per il bel paese, arrivando a elogiarne la letteratura, le arti, il cinema e anche le bellezze paesaggistiche. Colline di Toscana, scrisse, con i loro celebri poderi, le ville, i paesi che sono quasi città, nella più commovente campagna che esista. Commovente campagna, indubbiamente non possiamo dargli torto. Sebbene negli ultimi anni della sua vita, forse, Braudel potrebbe avere cambiato idea rispetto a quella campagna da sogno che amava, insanguinata ora dalla mattanza di un mostro inarrestabile, in una decade degli anni Ottanta cosparsa di efferati delitti. Io sono Massimo Polidoro e vi do il benvenuto a Uno studio in nero, la mia serie dedicata a indagare con gli strumenti della scienza alcuni dei più sconvolgenti e misteriosi gialli della storia. Oggi proseguiamo la nostra inchiesta sui delitti del serial killer più famigerato d'Italia, il mostro di Firenze. Che cosa significa la parola mostro? La sua è un'etimologia curiosa, poiché deriva dal latino monstrum, che significa portento, prodigio, accezioni comunemente considerate positive. Eppure la parola ha ormai assunto unicamente un senso negativo. Se nell'antichità, secondo alcune culture, il mostro era un guardiano, che a volte assurgeva al divino e andava rispettato, nel mondo moderno è la creatura deforme, è l'essere estraneo all'ordine naturale, è l'ibrido. Il passaggio successivo è quasi obbligato. Anche il criminale efferato, il serial killer, diventa inevitabilmente un mostro. Il mostro di Milwaukee, il mostro di Rostov, il mostro di Marcinelle, delle Ardenne, di Udine, persino il mostro di Milano, che secondo il criminologo Francesco Posa potrebbe essere il responsabile dietro la scia di omicidi che tra il 1963 e il 1976 insanguinò il capoluogo lombardo, da sempre attribuiti a mani differenti. Ecco, allora risulta chiaro come nel 1981, in ottobre, solo 4 mesi dopo l'omicidio di Giovanni Foggi e Carmela De Nuccio, quel maniaco sessuale, quel guardone, inizia a venire chiamato per la prima volta in altro modo, trasformandosi in qualcosa di molto più terribile, un mostro. Gli eventi che iniziano a susseguirsi orribilmente in questa storia progrediscono giovedì 22 ottobre 1981 a Calenzano, un comune della provincia di Firenze. Stefano Baldi, un tessitore di 26 anni, è a cena con la fidanzata Susanna Cambi, 24enne, a casa della madre di lei a Firenze. I due ragazzi sono fidanzati ormai da 7 anni e l'intenzione è quella di sposarsi nei primi mesi del 1982. Quella sera, tra le 22 e le 22.30, invece di andare al cinema, prendono l'auto di Stefano, una Volkswagen Golf nera, e decidono di appartarsi per stare un po' da soli. La meta è un campo chiamato Le Bartoline, non molto lontano dal torrente Marina, Calenzano, dove abita Stefano.
È un posto che il ragazzo conosce bene, ci giocava quando era bambino e dista meno di un chilometro da casa sua. È una notte di luna calante, la visibilità è scarsa, ma i ragazzi scelgono un sentiero nella vegetazione bassa che non porta da nessuna parte e lì si fermano. La mattina dopo, due pensionati, verso le 11, vanno a innaffiare l'orto e notano la Golf nera parcheggiata sul sentiero. Nel frattempo, a casa dei ragazzi, l'allarme è già scattato. I delitti di Scandicci sono ancora vivi nella memoria della gente. Questa volta non sono passati 7 anni, ma solo 4 mesi. Così i genitori spaventati chiamano la polizia. Quando gli agenti giungono sul posto, la situazione è abbastanza chiara a tutti e purtroppo questa volta non ci sono dubbi, non ci sono dimenticanze e neppure nuovi tentativi di ipotesi. La scena del crimine è quasi identica a quella di Scandicci. Le modalità sono le stesse. Il vetro del guidatore è in frantumi, ma la portiera è chiusa. È aperta quella del passeggero e questa volta a bordo dell'auto non c'è nessuno. Il corpo di Stefano, raggiunto da 4 colpi di pistola e da 4 pugnalate al torace, si trova a qualche metro dall'auto, gettato in una scarpata. L'assassino ha dovuto scansarlo per raggiungere Susanna, che come le altre ragazze uccise ha subito anche di peggio. Lasciata in un canaletto di scolo a una dozzina di metri sul lato destro dell'auto, ha le braccia verso l'alto, dietro la testa. I vestiti sollevati fino al collo e presenta una pugnalata al seno sinistro. Ancora una volta però l'omicida non si è fermato qui. Dopo aver tagliato la gonna di velluto e le mutandine, ha asportato il pube alla ragazza con 3 tagli profondi e precisi, più violenti della volta precedente, ma sempre uguali nel metodo. Se non fosse abbastanza, Susanna presenta pure 5 fori di proiettile. I bossoli, manco a dirlo, sono sempre Winchester, calibro 22, serie H. Nel campo, accanto alla Golf, si trova anche una strana pietra a forma di tronco di piramide di colore giallo-nero, usata forse per sfondare il finestrino dell'auto. Secondo gli esperti, si tratta di breccia africana, una pietra che non si usa più almeno da quando le cave dell'Africa settentrionale si sono esaurite. Ogni cosa sulla scena del crimine riporta indietro nel tempo di 4 mesi. La dinamica, le ferite, le similitudini di luoghi e azioni, persino la borsetta aperta con il contenuto sparpagliato per terra. Ogni cosa, anche l'esito del sopralluogo. Bisogna continuare a indagare e ripartire da zero, perché in prigione è ormai evidente che c'è una persona innocente. Dopo la notizia del duplice omicidio, i legali di Enzo Spalletti ne richiedono immediatamente il rilascio. Non può ovviamente essere lui il colpevole, ma agli investigatori resta un tarlo, uno di quelli che non se ne va. Spalletti deve avere visto qualcosa. Forse era appostato a spiare Giovanni e Carmela quando è sopraggiunto l'assassino. È chiaro che l'uomo sa molte cose, ma è altrettanto chiaro che ha preferito farsi 4 mesi di carcere anziché parlare. Le ultime parole, prima di rinchiudersi nuovamente nel mutismo, sono rivolte ai giornalisti che lo attendono fuori dalla prigione. «Adesso dovrò ricominciare tutto da capo e non sarà facile», dice. «Avete parlato a lungo di me, facendomi apparire come un mostro. Per la gente sono e resterò il mostro. Se non ci fossero stati questi ultimi 2 morti, forse io sarei rimasto ancora chissà quanto tempo a patire dentro quelle mura». Il dubbio che Spalletti abbia visto in faccia l'omicida continuerà a rodere il cervello di chi indaga sul caso. Un caso che adesso, più che mai, spaventa la popolazione. Ora la gente ha davvero paura perché l'uscita di scena di Spalletti significa una cosa sola. L'assassino è ancora a piede libero e probabilmente non intende fermarsi. Come non si fermano le indagini delle forze dell'ordine che tentano nuovamente di setacciare la pista dei guardoni. Scoprendo che non è solo la zona circostante a essere preda di voyeur super attrezzati. Firenze e le sue colline sono letteralmente assediate da microfoni e occhiali infrarossi utilizzati da individui a volte insospettabili, stimati professionisti, come si dice, una tribù di guardoni che si conoscono e si scambiano informazioni. Tuttavia le indagini in quel senso non portano a nulla se non alla dichiarazione di alcuni giovani che la sera del delitto, nei pressi del luogo incriminato, hanno visto una vecchia Alfa Romeo GT rossa con a bordo un uomo tra i 45 e i 55 anni che guidava guardando fisso davanti a sé, apparentemente terrorizzato. Che fosse Spalletti, l'assassino o chissà chi,
non è abbastanza per imbastire una vera e propria pista. Cosa che purtroppo capita anche per un altro evento inquietante che accade esattamente il giorno dopo il delitto. Venerdì 23 ottobre, quando a casa di Susanna arriva una strana telefonata. Ancora nessuno è a conoscenza della sorte dei due ragazzi, ma soprattutto solo gli amici e i conoscenti più stretti sanno che la signora Cambi e le figlie sono provvisoriamente ospiti di una parente che non ha lo stesso cognome. A rispondere infatti la zia di Susanna e la voce di un uomo, educata ma tremante, dall'altro capo dell'apparecchio, insiste per parlare con la madre. Sembra voglia a tutti i costi parlare della figlia con la signora Cambi, ma prima che possa dire altro, un guasto della linea interrompe la comunicazione. I tecnici della SIP intervengono poco dopo perché il guasto interessa tutto lo stabile e mentre lavorano si accorgono che c'è qualcuno che cerca ripetutamente di contattare il numero. La convinzione di molti è che quell'uomo fosse proprio il mostro, che conoscesse Susanna e che la stesse tenendo d'occhio. Su questo evento non si arriverà mai a sapere la verità, ma di certo si conosce bene l'effetto che ebbe la decisione delle forze dell'ordine di mettere la stampa al corrente di un'ipotesi particolare. Un'ipotesi che chiama in causa qualcosa che in Italia non si era mai sentita fino a quel momento. Sulle colline toscane è all'opera un assassino che gli americani chiamano seriale, che cioè commette omicidi in serie nel corso di periodi più o meno lunghi di tempo e scegliendo vittime con caratteristiche sempre simili. Un serial killer. La psicosi del mostro inizia a dilagare intorno a Firenze. Tra ronde di quartiere, cacciatori di mostri, gli inquirenti ricevono centinaia di segnalazioni di possibili sospetti. La Nazione per 2 settimane di seguito dedica servizi ai delitti, paragonando per la prima volta l'assassino a un Jack lo Squartatore nostrano. Il mostro di Scandicci, come lo avevano chiamato i giornali all'inizio, acquisisce il nome con cui tutti lo ricordano. Il mostro di Firenze. Ancora Mario Spezzi, giornalista della Nazione, uno di quelli che ha seguito da vicino il caso, aveva ben chiaro, parlandone anni dopo, che non solo le forze dell'ordine, ma pure i giornalisti erano impreparati al fenomeno. Utilizzando e scrivendo di conseguenza, seguendo i metodi tradizionali dei vecchi delitti, non riuscivano a venirne a capo. Niente profili comportamentali, dunque, niente studi sulla mentalità di un serial killer, nonostante anche il bel paese avesse visto in passato assassini che oggi definiamo seriali. In quegli anni la conoscenza era decisamente più limitata. E allora, ecco ricorrere a nuove ipotesi. Il killer è un medico, idea che piace molto ai giornali. Conosce l'anatomia, sa usare una lama, visto quello che fa. Lo stesso tipo di cose si dicevano su Jack lo Squartatore, lo ricordate, ne abbiamo parlato in una serie proprio dedicata a quella vicenda, senza poi però poterlo dimostrare. Nelle lettere anonime si cominciano a leggere nomi di noti chirurghi e le voci vengono talmente amplificate dai giornali e riprese dalla gente che le accuse tremende e ingiustificate spingono il procuratore della Repubblica Enzo Fileno Carabba a intervenire, smentendo ogni cosa e ogni sospetto. L'accusa passa allora ai macellai, perché per uccidere in quel modo, in fondo, basta un macellaio. No, sostengono altri, è un professionista. Dalla forza sovrumana, visto che è riuscito a trasportare i corpi senza trascinarli lontano dall'auto. Senza considerare paranormale la forza dell'omicida, questo particolare porta tuttavia gli inquirenti a ipotizzare che l'assassino potrebbe non lavorare da solo. Il professor Mauro Maurri, medico dell'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Firenze, osserva tanti particolari che lo fanno pensare. L'assassino ha agito in condizioni di pessima visibilità. Ha estratto i corpi dall'auto, reggendoli e poggiandoli poi lontano. I colpi con cui ha reciso il pube erano precisi, segno che doveva aver lavorato alla luce di una torcia, che forse non era lui a reggere. Il problema, come raccontava Spezzi, è purtroppo la mancanza di competenze su questo tipo di delitti. Qui, come dice sconsolato un dirigente della squadra mobile di Firenze, abbiamo a che fare con un individuo di cui non sappiamo niente, che esce di casa con una pistola, incontra 2 persone che non conosce, le uccide senza testimoni e torna a casa.
fra vittime e assassino non c'è legame, non c'è movente, se non nella testa del killer. O lo prendiamo con la pistola in mano a un controllo casuale, o perché fa un errore, o non lo prenderemo mai. Proprio il 22 maggio di quell'anno, in Inghilterra, un altro serial killer, soprannominato lo squartatore dello Yorkshire, era stato finalmente arrestato dopo 5 anni di terrore, in cui aveva assassinato oltre 30 persone. Ma lo avevano preso per caso, un semplice controllo dell'auto che aveva portato alla scoperta delle armi con cui aveva ucciso le sue vittime e alla successiva confessione del killer. Davvero la polizia può permettersi di affidarsi solo alla sorte? L'estate seguente, ad ogni buon conto, in tutta la campagna fiorentina vengono affissi cartelli su cui troneggia un grosso occhio e una scritta in 5 lingue diverse. Occhio ragazzi, pericolo di aggressioni. È consigliato di non appartarsi e non sostare in luoghi isolati durante la notte fuori dai centri urbani. Nonostante l'impegno e i provvedimenti presi dalle autorità italiane, nonostante i cartelli e i tentativi di mantenere al sicuro le campagne, qualche giovane non si fa spaventare e, coraggioso o incosciente, sfida il mostro. La conta delle vittime, purtroppo, non è ancora finita. Occhio ragazzi, pericolo di aggressione. Malanotte, no. Di notte, occhio ai posti isolati. Vi ringrazio per essere stati con me, ringrazio i naviganti che sbarcando sulla mia isola del mistero, la mia pagina Patreon, ci permettono di realizzare questa e tutte le altre serie che condivido qui sul mio canale YouTube e sugli altri social. Trovate i loro nomi in coda a questo video e potete voi stessi sbarcare sulla mia isola e unirvi a noi, avendo così accesso a una quantità di contenuti esclusivi. Vi invito anche a iscrivervi al mio canale per non perdere i prossimi episodi, se già non l'avete fatto. Nella prossima puntata, un colpo di scena inaspettato. Le indagini prendono una piega completamente differente. L'assassino, per la prima volta, è costretto a interrompere il suo lavoro, ma soprattutto gli inquirenti scaveranno a fondo di un vecchio e allo stesso tempo nuovo delitto. A presto!